18 squadre di Serie A, non ci sono stati né anticipi né posticipi, è stata una grandissima giornata, molto importante, cominciando proprio dal campo delle Alpi dove la Juventus ha battuto la Fiorentina per 2-1, dette le emozioni nel finale. Sentiamo Carlo Nesti. Per Giovanni Trappattoni tornare a Torino non è mai un'esperienza qualsiasi, recupera in extremis a Torricelli. Mentre fra i bianconeri mancano Mirkovic, Montero, Giuliano e Zidane. La direzione di gara è di Treossi, il montaggio di Alessandro Morbidelli e il racconto della partita comincia all'undicesimo del primo tempo. Heinrich, profondità per Rui Costa, fronteggiato da Pessotto. Il traversone, colpo di testa di Tarozzi e il pallone non lontano dal palo. Adesso c'è la replica bianconera con Amoruso. In orizzontale il suo servizio per Deschamps. Anche qui c'è un cross, colpo di testa di Amoruso, pallone pure in questo caso che non è lontano dal palo, stavolta di Toldo. Più o meno la stessa posizione per il francese, cross, colpo di testa di Inzaghi ed è rete. 24esimo Juventus 1, Fiorentina 0 e 12esimo gol in campionato per Pippo Inzaghi, come tutti sapete già protagonista contro il Manchester. Punizione ancora per i padroni di casa. La rincorsa di Amoruso, respinta della barriera, poi il tiro di Conte e a pugni chiusi ribatte Toldo. Adesso cerca di farsi vedere la squadra di Trappattoni dopo questo disimpegno di Henry. La partenza di Edmundo e qui Edmundo non viene considerato lanciato verso la porta, per cui Tudor se la cava soltanto con l'ammonizione. La regia ci offre questo primo piano di Trappattoni con il quale passiamo al secondo tempo, che si apre con un intervento dubbio di Repka su Inzaghi. Zidane è entrato al posto di Amoruso. Deschamps, il suo assist molto buono per Conte, la conclusione, la respinta di Toldo, ancora Conte, conclusione fiacca e quindi può neutralizzare il portiere. Siamo a 5 minuti dalla fine, Rui Costa, colpo di testa di Battistuta e deviazione di un giocatore della Juventus. 40esimo, Juventus 1, Fiorentina 1 e autogol di Tacchinardi. Attenzione perché da quando il gioco riprende passano 1 minuto e 11 secondi. Guardiamo quello che succede, Inzaghi, Conte, dribbling e palla in gol. 42esimo, Juventus 2, Fiorentina 1 e secondo gol in campionato per Conte, più volte decisivo in questa seconda parte della stagione. Molto bravo e molto freddo il capitano al momento del dribbling su Repka. Non era facile per la Juventus ritrovare la concentrazione dopo la grande amarezza di mercoledì, ma i bianconeri hanno dimostrato una notevole forza di volontà. Per quanto ancora menomati in difesa, hanno costruito un buon numero di palle gol e sostanzialmente hanno amministrato la partita. La Fiorentina invece è sembrata credere poco nelle possibilità di tornare in corsa per lo scudetto. Ha accusato un grave calo di tensione dopo il pareggio e soprattutto in Battistuta Edmundo non ha trovato i cannonieri irresistibili di alcuni mesi fa. È tutto qui da Torino, la linea va a Giampiero Galeazzi. Grazie a Caro Nesti, adesso vediamo il successo, l'importante successo del Bari sul campo dell'Empoli per 2-0. Francesco Panchiani. Uno sparuto gruppo di tifosi pugliesi è arrivato fino ad Empoli dopo una settimana di tensione per la contestazione di domenica scorsa alla squadra di Fascetti. In porta torna Mancini nel Bari, Empoli senza gli squalificati Pane e Camarà. Solo una vittoria può tenere teoricamente in vita le speranze di salvezza degli azzurri, che almeno ci mettono la volontà ma i limiti offensivi sono evidenti. Cross di Tonetto da due passi, sbaglia tutto Morrone. Niente tridente per il Bari, in attacco ci sono Smanowski e Masinga, bisogna aspettare però quasi mezz'ora per questa rovesciata del sudafricano. E Fascetti ovviamente non può essere soddisfatto dei suoi. Garzia cerca di fermare o almeno rallentare in tutti i modi Di Napoli che gli sfugge dal limite, il suo sinistro è tutt'altro che irresistibile e il primo tempo è tutto qui, davvero poco. Nella ripresa altri attaccanti, cappellini per Cribari nell'Empoli, nel Bari esce Madsen, entra Guerrero che prova subito a sorprendere Sereni ma la sua conclusione è al lato. L'Empoli in chiave offensiva dipende quasi esclusivamente da Di Napoli, decide di fare tutto da solo in mezzo a tre avversari, trova lo spazio per il tiro, non lo specchio della porta. Non è preciso il Bari nelle chiusure, ci sono ampi spazi per Tonetto che prova un improbabile cross, ribatte Garzia. Anderson butta nel mezzo, torre di Masinga, Sereni ad anticipare Osmanowski.
Angolo da sinistra, batte Di Napoli, Lucenti di testa, blocca Mancini. E alla mezz'ora, dopo tanta noia, ecco il gol del Bari. Ed è fra l'altro un gol splendido, quello di Phil Masinga, alla decima realizzazione in campionato. Lo rivediamo nelle immagini preparate da Carla Provvede Ridolfi. Stop di petto, spalle alla porta e destro precisissimo. Per il Bari ora anche la tranquillità e qualche buona giocata. Scambio di prima, chiude Osmanowski con un tiro sopra la traversa. In piano recupero i pugliesi legittimano la vittoria con la realizzazione di Marcolini, appena entrato in campo. L'abbraccio tra Fascetti e il suo vice catalano, il peggio è passato. Si chiude dunque la stagione dell'Empoli con la matematica retrocessione in Serie B, un campionato per gli azzurri nel quale niente ha girato per il verso giusto. Il Bari certo non ha entusiasmato, ha corso pochi rischi, è bastata la prodezza di Masinga per mettere al sicuro il risultato e forse chissà anche tutta la stagione. Lina Galeazzi. E va riconosciuto all'Empoli, che da stasera è matematicamente in Serie B, di aver lottato, di aver espresso il miglior calcio in tutte le partite. Non a caso ha battuto la Juventus, ha pareggiato con la Lazio, quindi anche se va in Serie B, un plauso a questa squadra che è stata penalizzata di 2 punti. Gli auguri di tornare presto alla massima divisione. Adesso ci fermiamo per la prima volta ai box, c'è la pubblicità, poi torneremo con Salernitana-Bologna per il gol di Vaio. L'aspetto, ciao, andate via. Buongiorno, con il Virtual Dolby Surround avrete la sensazione che il suono provenga da ogni direzione. Il suono che vi circonda è Thompson. Scoprite questo nome. Winner Taco. Winner Taco, snack all'ennesima potenza. You before it's too late. Eccoci qua, dunque Salernitana batte Bologna 4-0, tripletta di Di Vaio, non nuovo a questo genere di imprese, ma un Bologna, bisogna dire, stordito dalla Coppa. Nostro osservatore Salvatore Biazzo, sentiamo. Con Bernardini e Bannucchi a centrocampo e con Giampaolo di punta al fianco di Di Vaio, Francesco Oddo ha ovviato alle squalifiche di Di Michele e Fresi all'infortunio di Breda. Carletto Mazzoni invece ha puntato su Maini per sostituire l'infortunato Marocchi, ha schierato Paganin, Bettarin e Nervo. Sintesi montata da Gigi Mele, primo minuto, Gattuso. Deviazione smarcante per Di Vaio, prima emozione, primo gol, ma l'arbitro Cesari annulla per fuorigioco. Preoccupato Mazzone, ne ha ben ragione, Giampaolo per Tedesco, messo giù da Binotto, calcio di rigore, ineccepibile. Di Vaio dagli 11 metri, quinto minuto, gol 1-0, rivediamo la potenza e la precisione di questo attaccante. Giampaolo, colpo di testa di Di Vaio, Antonioli si distende molto bene. Ancora Salernitana, Di Vaio, siamo al 16esimo, supera in dribbling 2 avversari, aspetta l'uscita e diagonale imparabile per il pur bravo Antonioli, come si dice, ma è vero. Stavolta Di Vaio segna con la mano e viene giustamente ammonito dall'arbitro, si scusa anche. Prima azione, torre di Anderson, Maini, conclusione molto fiacca, nessun problema per Reballi. Ancora un centro, colpo di testa ad uscire, poi Bannucchi a volo e Antonioli mette in angolo. Calcio di punizione, Gattuso, guardate Antonioli quanto è bravo. Un po' meno i suoi compagni. Ancora Maini, manda sugli spalti dove c'è un bagnino
che anticipa la stagione balneare. Decimo minuto della ripresa, Giampaolo e ancora Antonioli protagonista. Kolivanov, subentrato a Signori, mette in mezzo, niente da fare. Maini prova dalla distanza, ma meglio di lui sa fare Di Vaio. Osservate, gol, è il terzo gol, undicesimo gol stagionale, appena uno in meno di Inzaghi. Siamo alla fine, Di Vaio di testa, Kristic, gol 4-0, Kristic era entrato appena 31 secondi prima. Esulta il presidente della Salernitana e ne ha ben ragione. Il Bologna non c'era, non è mai entrato in partita, glielo ha impedito una Salernitana strepitosa che ha giocato a ritmi davvero vertiginosi. Merito di Delio Rossi, la preparazione della squadra che regge fino all'ultimo, merito di Oddo, la continuità nei risultati e la capacità a gestire ogni partita. Visti gli altri risultati, la vittoria di oggi può essere determinante. Linea Galeazzi. Eh sì, una vittoria importante quella della Salernitana. Vediamo altri 4 gol, questa volta 2 per parte, quello tra Cagliari e Perugia, con O'Neill che dà proprio in extremis il pareggio al Cagliari. Perugia in 10 dal primo tempo. Gianni Bezzi. Partita fondamentale nel cammino salvezza di Cagliari e Perugia, Ventura schiera Cavezzi a centrocampo al posto dello squalificato Berretta, ma la novità nel Cagliari è il portiere Franzone al posto di Scarpi, indisponibile. Nel Perugia fiducia in attacco a Bucchi, Caviedes è in panchina, forte vento di Maestrale al Sant'Elia. E con le immagini di Toni di Lorenzi andiamo alla prima azione, questo è un colpo di testa di Ripa, partenza razzo del Perugia, poi dodicesimo punizione di Rapaic. Errore clamoroso di Franzone e il gol di Giovanni Tedesco. Vedete l'allenatore Ventura e poi il presidente Cellino abbastanza increduli dopo il vantaggio del Perugia. 14esimo, contatto in area Muzzi-Ripa, l'arbitro Trentalange è vicino e fa proseguire. Insiste il Cagliari da Vasari a Cavezzi, grande risposta di Mazzantini. 20esimo. C'è questo calcio d'angolo, poi all'interno dell'area di rigore un abbraccio tra Colonnello e De Padre, per l'arbitro questa volta ci sono gli estremi per il penalty. Abbiamo rivisto l'episodio, rigore affidato a Muzzi, la rincorsa, cerca di piazzare la palla ma colpisce la traversa, spreca così questa grande opportunità. Insiste il Cagliari, 32esimo, ancora Muzzi, qui rischia un cartellino giallo, era diffidato tra l'altro Muzzi, punizione per il Cagliari, in Boma. Non sbaglia sul calcio di punizione, dunque pareggia il Cagliari, meritato pareggio possiamo dire. Poi c'è uno scontro a centrocampo tra Rapaic e Cavezzi, si accende come vediamo da queste immagini rallentate proprio una rissa tra i giocatori, tra tutte e due le formazioni, l'arbitro interviene con grande fatica, poi si consulta con il guardialinea, alla fine espulso Olive, paga un po' per tutti, dunque Perugia in 10 dal 34esimo. Nei minuti di recupero, uscita a vuoto questa volta di Mazzantini, De Patre non trova la porta ma trova Matrecano che salva, finisce il primo tempo con Boscov molto agitato. Siamo al primo minuto della ripresa, Mbomà per Muzzi, tenta la conclusione Muzzi e poi guardate qui Ripa rischia un clamoroso autogol. 15esimo, Cagliari sbilanciato, contropiede del Perugia e Petrachi sul cross di Rapaic trova il gol del 2-1, tutto da rifare per il Cagliari. 20esimo, cross di De Patre, colpo di testa di Mbomà, bravissimo Mazzantini. Poi c'è ancora questa opportunità, cross questa volta di O'Neill, arriva Muzzi ma non trova la porta, non è davvero la sua giornata. Ma insiste ancora la squadra di casa, la punizione di O'Neill al 42esimo. Palla sul palo come si vede e poi sulla testa di Mazzantini ed il gol del 2-2. Poi nel finale un gran tiro di Giovanni Tedesco, Perugia ancora vicino al gol e poi ancora un'occasione per il Cagliari con Mbomà, ma il camerunense oggi non è stato davvero fortunato nel gioco aereo. Dunque 2-2 finale, si era detto questa è una partita, qualcuno temeva addirittura che finisse in pareggio, invece è stata una partita di grandissima intensità. Il Cagliari ha cercato di complicarsi la vita, soprattutto nel primo tempo, come abbiamo visto anche un rigore sbagliato da Muzzi. Il Perugia anche in 10 ha fatto soffrire la squadra di casa per tutti i 90 minuti. Il pareggio finale certamente premia di più la squadra di Boscov, ora per Ventura ci sono 4 giornate ancora tutte da soffrire. A te Giampiero. Grazie a Gianni Bezzi, adesso ci fermiamo ma ad accoglierci c'è Monica Leofredi con il suo sponsor, sentiamo. Domenica, bentornati amici sportivi nello studio team di 90esimo minuto. Come state voi ragazzi? Simeone, scusa, non è molto carino che telefoni mentre siamo in trasmissione però.
Sai, Monica, Simeone pensa di essere rimasto senza credito sulla sua team card. Sì, e allora avevo chiamato il 916 e proprio in quel momento il collegamento. E tra l'altro ti devo dire che non sei neanche troppo informato, perché altrimenti avresti saputo che da oggi, con il 916 Script Team, il 916 è doppiamente raggiungibile e puoi anche scegliere se telefonare o scrivere per effettuare le operazioni di cui hai bisogno. Ma vuoi dire che adesso le operazioni che facevo chiamando il 916 le posso fare utilizzando il servizio di messaggeria? Certo, ed inoltre il servizio 916 Script Team è completamente gratuito. Infatti non ci sono costi di attivazione né costi dei messaggi, basta inviare un breve messaggio al 916 e puoi sapere qual è il credito della tua team card e anche ricaricarla se ne hai bisogno, anche quando sei all'estero. Veramente una libertà senza confini. Sai, ti dico, approfitto di questo consiglio e ricarico la mia team card utilizzando il 916 Script Team. Dai Simeone, almeno aspetta, guarda i gol dei campioni degli anni 80. Maradona e Careca, nonostante la rivalità calcistica tra Argentina e Brasile, formarono una coppia affiatata e micidiale che diede al Napoli il suo secondo scudetto. La linea torna a Giampiero Galeazzi. I napoletani che soffrono ancora di più, visto la costituzione della loro squadra, che anche oggi ha pareggiato ed è lontano dalla posizione della promozione in Serie A. Vecchie immagini gloriose del Napoli. Bene, adesso andiamo a vedere il successo del Venezia sul Piacenza per 1-0. Questa volta però non c'è Recoba, ma Maniero a segnare. Stefano Bizzotto, nostro inviato. Il Piacenza di Materazzi cerca la quinta vittoria casalinga consecutiva, la decima stagionale. In entrambi i casi sarebbe record. Il Venezia di Novellino in trasferta non va a punti dal 31 gennaio, 2-2 a Parma. Da allora 4 sconfitte consecutive. Si comincia con Buso che serve Inzaghi, di testa a Rastelli. Il rasoterra, Inzaghi non arriva per un soffio, poi protesta per un intervento nei suoi confronti di Brioschi. Noi vi riproponiamo la scena. Quinto minuto, punizione per il Venezia, naturalmente Recoba sbucca, Maniero anticipa Bjerkovud, colpo di testa, Venezia in vantaggio. Undicesimo gol stagionale per Pippo Maniero, che torna a segnare dopo 5 giornate. Ancora Venezia, può avanzare Miceli, in mezzo la finta di Maniero. Recoba si libera di Polonia, il sinistro non forte ma preciso, palla appena fuori, gli applausi di Recoba sono per Pippo Maniero. Ancora Venezia, Valtolina si invola sulla sinistra, nessun avversario lo contrasta, limite dell'area, il destro sul secondo palo, Marcon non arriverebbe ma anche in questo caso la palla termina fuori. Angolo per il Piacenza, stroppa, il colpo di testa di Bjerkovud, il gol ma De Santis annulla probabilmente per un fallo di Inzaghi. Niente gol per Pietro Bjerkovud nel giorno in cui eguaglia Silvio Piola, 536 presenze in Serie A. È il miglior momento del Piacenza, stroppa per Inzaghi che finisce giù dopo il contatto con Brioschi, per De Santis è fallo del piacentino. Le immagini rallentate danno torto, così sembra almeno all'arbitro, c'è la trattenuta di Brioschi. Inzaghi, il dai e vai con Rastelli, il destro ancora di Simone Inzaghi, Taibi c'è, blocca con sicurezza. Primo minuto di recupero, Buso per Inzaghi, spalle alla porta, il contatto questa volta è con Pavan e De Santis dice che è calcio di rigore. 14° penalty in stagione per il Piacenza, eguagliato il record della Lazio nel 95-96. Sul dischetto lo stesso Inzaghi, Taibi intuisce, blocca. Per il centravanti del Piacenza il terzo errore dal dischetto in questo suo primo campionato in Serie A. Ripresa, 28°, Manighetti, Piovani, Inzaghi di testa, Rastelli e ancora Manighetti soli davanti a Taibi, niente da fare. Pedone si invola per Tuta in campo al posto di Maniero, scatta il contropiede del Venezia, Tuta entra in aria, evita Lucarelli, cerca il secondo palo, non va, questione di centimetri. Rastelli sulla sinistra contro Brioschi, il cross diventa un tiro che scheggia la traversa. Minuti finali, ancora Rastelli, questa volta contro Carnasciali, evitato, limite dell'aria, il pallone dentro, nel traffico c'è la deviazione provvidenziale di Dalcampo, è l'ultima occasione per il Piacenza. Possiamo staccare, un Piacenza lento, prevedibile, troppo impegnato a portare palla, bravo con Inzaghi a costruirsi importanti occasioni da reti, però poi lo stesso Inzaghi ha fallito l'opportunità più importante, sbagliando appunto il calcio di rigore e domenica prossima a Bari l'attaccante non ci sarà per squalifica. Il Venezia ha interpretato la partita nel migliore dei modi, gran lavoro di sbarramento a centrocampo, ottimo presidio sulle fasce e là davanti quei due. Una settimana fa era stato determinante Recoba, questa volta a decidere la partita è stato Pippo Maniero e la salvezza a Venezia è davvero ad un colpo di remi. È tutto, linea Galeazzi.
Grazie a Bizzotto. Adesso andiamo a vedere il successo dell'Udinese a San Siro sull'Inter per 3-1 con questa doppietta di Amoroso, importante giocatore dell'Udinese, un Inter che ormai non fa nemmeno più discutere. Marco Civoli. Sorpresa, c'è Marcello Lippi a San Siro, prima uscita semiufficiale del tecnico del futuro pianeta Inter. Una scossa andata a vuoto. Il presente sono gli striscioni non volgari ma esplicativi di un malessere generale. L'ambiente non è amico, ma nemmeno del tutto ostile. Torna Simeone mentre Sosa, la cui partita durerà solo 6 minuti, gioca inizialmente al posto di Poggi. E siamo in partita, Bertotto proprio, Sosa salva West sulla linea, Udinese che inizia molto bene. Poi, come abbiamo detto, Sosa rimane infortunato e viene sostituito da Poggi. Un brutto colpo al ginocchio destro, come possiamo rivedere, per l'argentino. Attenzione, calcio di punizione di Valen, la mano di West che anticipa in pratica Zamorano. Il nigeriano commette netto fallo da rigore, Racalbuto lo assegna, Amoroso di fronte Pagliuca e gol dell'1-0 dopo 9 minuti. Ecco Amoroso, il brasiliano che giocherà in nazionale con Ronaldo mercoledì a Barcellona. Locatelli tra i migliori in campo. Jorgensen anticipa Coe di destro sul fondo. È l'Udinese padrona del campo a San Siro, seguita da molti tifosi. Baggio servito da Ronaldo, un sinistro che si perde così sul fondo. Poi un calcio di punizione sempre di Roberto Baggio, Turci devia in calcio d'angolo. Siamo nella fase centrale del primo tempo, scontro colonnese Amoroso alla peggio. Il difensore interista, osservate che razza di tumefazione, viene sostituito da Galante che entra, non gioca da 8 partite, tra i fischi. Anche questo succede a San Siro. Roberto Baggio, sussulto, Coe, siamo della ripresa, il montaggio di Oreste Franceschi. Zamorano, il gol dell'1-1, il 7° gol del cileno, non segnava da gennaio, tutti realizzati a San Siro. Poi esce Simeone, vittima anche di crampi, ci sono dei cambi da una parte e dall'altra, Jorgensen per Navas, Zelias per Simeone, ma al 18° il diagonale splendido di Marcio Amoroso ed è il gol del 2-1. Rivediamo ancora la prodezza del brasiliano dell'Udinese. Ancora Navas sulla corsia di sinistra, Zanetti prova ad interrompere l'azione, dentro per Amoroso che anticipa Pagliuca e West, palla sul fondo. L'Inter fa fatica anche se ci mette impegno, ma questo gol di Poggi al 41° spegne in pratica la partita. Secondo gol di Poggi in questo campionato, non segnava da novembre e la fine del match. Udinese a un punto dalla zona Coppa Campioni, ha restituito all'Inter ciò che il Milan le aveva tolto domenica scorsa. Gran prestazione, in tribuna però non si ride, quinta vittoria esterna e dopo 40 anni di nuovo a San Siro. Ronaldo un fantasma, Inter a picco, 12 le sconfitte, giocatori smarriti, anche se l'impegno, come abbiamo detto, non è mancato. Chissà Lippi che razza di idea si sarà fatto di questa squadra che a 4 turni dalla conclusione può dirsi oggi solamente salva. A te Giampiero. Eh sì, l'abbiamo visto Lippi in tribuna, Lippi che si sta muovendo con tutta l'Inter nel mercato per prendere i giocatori migliori, si parla di Jugovic, si parla di tanti altri campioni in giro per il mondo. Adesso parliamo della partita dell'Olimpico, Totti fa bella una brutta Roma, suo il gol sul finale con il quale i giallorossi hanno battuto il Parma. Ce ne riferisce Carlo Paris. Parma in formazione d'emergenza senza Cannavaro, Sartor, Benarrivo, Verone, Bogosian, Malesani costretto a portare in panchina 2 portieri. Nella Roma recupero lampo per Del Vecchio, Zeman preferisce Gautieri a Paolo Sergio. Dopo neppure un minuto, occasionissima per il Parma, l'azione parte da Fuser che serve Chiesa, da questi splendido invito per Balbo che a tu per tu con Consel si fa parare il tiro, poi il rimbalzo favorisce la difesa giallorossa. Siamo all'ottavo minuto, l'invito di Candelà per Totti in area, Buffon si salva in calcio d'angolo. Poco dopo è Totti a restituire il favore al francese, il cui tiro è forte, ma c'è Buffon che è pronto sul palo. Passiamo al 12° minuto, ancora un pericolo per la Roma, Fuseri in area riesce a toccare per Balbo che di testa in tuffo impegna Consel che devia in angolo, ma il portiere giallorosso si infortuna ad un dito e deve lasciare il suo posto a Chimenti.
35esimo, la Roma continua a soffrire, lunghissimo lancio di Balbo per Chiesa che dal limite prova di sinistro, il tiro va sul palo esterno. 42esimo, timidi tentativi della Roma, nascono sulla sinistra con Totti e Candelà, il capitano serve il difensore di fascia sul quale interviene Mussi, Candelà cade e giallo-blu chiedono l'ammonizione per simulazione. Angolo per il Parma, batte Chiesa, Sensini di testa, manda alto di poco. In chiusura del primo tempo la Roma ci prova con Totti, il suo sinistro però non impensierisce Buffon. Con le immagini montate da Pierluigi Bonelli passiamo al secondo tempo, 14esimo, doppio cambio, Zeman inserisce Paolo Sergio per Gautieri, Malesani risponde con Stanic che viene inserito al posto di Balbo. 28esimo minuto, Quadrini sulla destra dà al centro a Tomic che al volo mette in aria, Paolo Sergio si esibisce con una rovesciata di poco alta sulla traversa. Ecco il primo piano di Paolo Sergio. Zeman effettua un'altra sostituzione, esce Tomic al suo posto Di Biagio, al quale facciamo gli auguri per la nascita della figlia Greta. Passiamo al 30esimo, Stanic serve sulla destra Chiesa, tiro deviato in angolo da Chimenti, ecco l'intervento del portiere che ha sostituito Consel. La replica della Roma, Paolo Sergio per Di Biagio che scodella in aria un perfetto pallone, tiro e difficile intervento di Buffon. 37esimo, la Roma in vantaggio, c'è una punizione dal limite, sulla palla ci sono Di Biagio e Totti, va al tiro il capitano, perfetta la sua esecuzione, dunque Roma 1, Parma 0. Possiamo rivedere da dietro il perfetto calcio piazzato di Totti. 41esimo, reagisce il Parma, lancio per Crespo in aria, riesce a tirare ma Aldair devia in calcio d'angolo e proprio dal tiro dalla bandierina viene il pallone per Fiore che impegna Chimenti. Ancora la Roma con Totti che vede Del Vecchio solo, lo serve, il tiro dell'attaccante però è fuori. E in pieno recupero, una occasione d'oro per il Parma, Asprilla, invito per Fuser che da solo spreca così, in questo modo. Lasciamo le immagini della partita, una partita che la Roma ha vinto. La Roma ha vinto nonostante abbia giocato nei primi 45 minuti una delle peggiori prestazioni casalinghe in questa stagione. Non è riuscito a approfittarne il Parma che nella ripresa, come era prevedibile, è calato, visti numerosi impegni in questo finale di stagione per il Parma. Ne ha approfittato invece la Roma che nella ripresa ha avuto più occasioni e il gol su punizione di Francesco Totti. La linea Gian Piero Galeazzi. Grazie Carlo Paris. Subito i risultati della C1, girone A. Arezzo Padova 1-1, Carpi Saronno 2-1, Chiararese Lumezzane 2-2, Cittadella Modena 3-1, Lecco Brescello 0-2, Livorno Montevarchi 0-4, Pistoiese Alzano 0-1, giocata venerdì, Spal Como 1-0, Varese Siena 0-0. Troviamo in testa dunque l'Alzano con 59 punti, il Como 54, Cittadella 48 punti. E veniamo ai due match più attesi della giornata, della prima della classe, va a dire la Lazio che con Vieri riesce a tenersi a galla in testa alla classifica, nulla è valso il forcing della Sampdoria nel finale. Fabrizio Failla, nostro inviato. Spalletti si affida nuovamente alla Sampdoria rimasta imbattuta a Parma. Il solo volto nuovo è quello di Lassissi che ritrova il campionato dopo 3 giornate di squalifiche. Eriksson difende il primato senza poter disporre di Nedved e Nesta. La Lazio ai Mancini, l'ex che offre maggiori suggestioni. In attacco conferma per Vieri e Salas. L'arbitro è Bazzoli, arriva da Merano. Ospiti subito pericolosi. Punizioni di Mihailovic per Mancini. Colpo di testa, replica di Ferron e poi la Marcorda si conclude sul fondo. Al settimo il tentativo è di Ortega. Marchegiani non si fa sorprendere. Poco gioco, molte punizioni. Mihailovic ne è uno specialista e qui brivido per la Samp. Lazio veloce e profonda al 12esimo. Salas aziona Vieri, il suo diagonale. Ferron controlla a terra. Montella si dà un grande affare al quarto d'ora. Scatto e tiro potente. Marchegiani c'è. 18esimo, Palmieri entra in aria sulla sinistra e va giù. Sul contatto con Pancaro, Bazzoli è lontano e concede angolo ma non rigore. La Lazio è più dinamica, Favalli mette in aria, Salas, Ferron salva i suoi che poi liberano anche se tra mille affanni. I Liguri non vanno al di là delle iniziative personali, qui abile Palmieri, la conclusione si spegne alla sinistra di Marchegiani. Si va avanti a sprazzi, poche le emozioni, quasi sempre casuali nel fianco, Ferron coraggioso su Mancini. La sintesi di Gianni Sansoè ci porta nella ripresa. Che la Lazio gioca con Stankovic al posto di Lombardo. Nella Samp Ugo e non più l'Assisi.
ospiti subito determinati, ma ancora confusi, Almeida sintetizza il concetto. E così all'ottavo altro cambio, Boxic rileva l'opaco Salas, ma per un bel po' nulla di nuovo accade. La partita non decolla, Vieri prova a scuoterla, va via di potenza, Grandoni arriva in area, ma sul più bello si confonde e Castellini può recuperare. La Lazio trova però nuova convinzione. Al quarto d'ora Almeida per Conceição. Il cross preciso illumina Vieri, colpo di testa e gol del vantaggio che si materializza così. Replay per la nona rete stagionale dell'attaccante che non trova opposizione e batte Ferron. 5 minuti più tardi Almeida complica la vita ai suoi. A centrocampo tocca la palla con la mano. Per lui seconda ammonizione, dunque cartellino rosso. La Lazio in 10. Couto è la risposta tattica scelta da Eriksson. Esce Mancini, per lui applausi e fischi si fondono. 27esimo, Ortega prova a far tutto da solo e va giù al limite dell'area. Bazzoli decide che l'argentino simula il fallo di Negro e così gli mostra il secondo cartellino giallo, che significa espulsione, e dunque si torna in parità numerica. La Sampdoria è in affanno, Doriva prova a sostituirsi agli attaccanti, la palla, lo vediamo, se ne va però sul fondo. Proteste liguri alla mezz'ora dalla destra, Montella, Couto salta e respinge. Con il braccio sostiene la Samp, Bazzoli è però di opinione diversa. 36esimo, Montella prova a surrogare Ortega su punizione, il risultato è che Marcheggiani non ha problemi. Dell'acqua che gli arriva dalla tribuna non turba però Eriksson, mentre la Samp compie il suo massimo sforzo. Palmieri e Montella si comprendono e l'invito si estende a Balleri. Ottima la posizione, da dimenticare il tiro, la palla è fuori. Ultimi fuochi della Samp nel recupero. Doriva che conferma di essere in pessima giornata. 48esimo, forse la disperazione a far arrivare al tiro Montella. Diagonale impreciso. Altri discorsi per la Samp, che ora si ritrova penultima, staccata da 4 punti dalla zona salvezza. Certo è che le tabelle potrebbero essere inutili se Ortega e Montella continuano a giocare in modo così opaco. La Lazio, dopo 2 sconfitte, ritrova invece il feeling con il successo, che vuol dire continuare nella sua corsa di testa. La squadra non è però apparsa brillante, evidente anche i problemi psicologici che il gol di Vieri ha comunque annullato. E chissà che questo non possa essere un investimento anche per il finale di stagione. Da Marassio concluso, Giampiero, ti do la parola. Grazie Failla. Eriksson da buon svedese avrebbe preferito del vino, non dell'acqua lanciata dalle tribune. Detto questo, vediamo il girone B della C1, quanto mai incerto, vediamo i risultati. Acireale Marsala 0-0, Crotone Nocerina, il posticipo si gioca domani con diretta TV su Rai Sport Sat alle 20.30. Fermana Castel di Sangro 2-1, Foggia Ancona 1-1, Giulianova Battipagliese 1-0, Gualdo Ascoli 1-3, Juve Stabia Avellino 1-1, Lodigiani Palermo 0-1, giocata ieri, Savoia Atletico Catania 1-0. In testa alla classifica troviamo dunque il Palermo con 52 punti, seguono Fermana, Juve Stabia con 51. E veniamo alla partita vinta dal Milan con un gol per tempo su 2-0, un Milan che ha fatto vedere un buon calcio. Gianni Cerqueti, i nostri piatti. Quando Tombolini fischia l'inizio di Vicenza-Milan, il termometro del tabellone dello stadio indica 31 gradi. Passano soltanto 13 secondi per la prima conclusione a rete della squadra di Zaccheroni. Il tiro porta la firma di Weah. Birov, Albertini, Weah, si salva la grande, brivio. Punizione di Ambrosetti, qualche brivido per la difesa milanista. Poi prova Boban, non va lontano dal bersaglio, autore di un gran primo tempo Boban. Elveg, Birov, Boban può prendere la mira, brivio, risponde alla grande. Zauli, carica il destro, fuori. Poi Albertini per Ambrosini, che si inserisce a sorpresa, colpo di testa insidioso. Ambrosini che sente odore di convocazione in nazionale. Perde l'attimo giusto inizialmente Birov, ma poi cerca di recuperare, dà un'occhiata a centro area dove c'è la rovesciata di Boban, la risposta pronta di Brivio. Schenardi, Cardone, fuori. Guglielmi in Pietro, Birov, colpo di testa e palla in rete per il vantaggio del Milan. L'esultanza di Birov davanti al settore occupato dalla tifoseria milanista. Sempre composto Zaccheroni, Milan in vantaggio,
splendido l'assist di Guli per Birov, ma grave l'errore di posizione di Marco Aurelio, castigato dal tedesco. Rivediamo ancora, non ha bisogno di una grande elevazione Birov per mettere la palla nell'angolino di dove Brivio non può arrivare. Prova a rispondere di Vicenza con Schenardi, è in ritardo, Sala va giù, Schenardi, Tombolini non concede il calcio di rigore né ammonisce per simulazione Schenardi. Ecco come protesta il giocatore del Vicenza, in anticipo nettamente, alza la gamba Sala su Schenardi, abbiamo modo di apprezzare ancora da altra angolazione, sembrano esserci tutti gli estremi per il calcio di rigore, Tombolini è stato di avviso diverso. Zauli, stavolta prova di sinistra, sicuro Abbiati, buona partita da parte di Abbiati. Passiamo alla ripresa, Stovini cerca di dare una mano in avanti, intervento da dietro di Weah, ammonito, era diffidato, dovrà saltare Milan-Sampdoria, George Weah. Due minuti dopo Weah ancora, stavolta su Dicara. Fuori Boban, infortunato, dentro Leonardo. Dabò, destro potente ma centrale, si pone Abbiati e poi Otero, che sciupa così una ghiottissima palla gol. Maldini fa i complimenti ad Abbiati, rivediamo. La prima parata e poi la seconda. Bravo e fortunato Abbiati, ma grave l'errore di Otero. Leonardo, il Milan ha l'opportunità di colpire con Birov, stavolta è goffo il suo colpo di testa. Scarlato e Beghetto al posto di Marco Aurelio e Ambrosetti, queste le mosse di Reia. Ambrosini, slalom e rasoterra minaccioso. Sempre Milan in vantaggio. Viviani, Otero, ottimo il controllo, rapidissima la girata, sempre sicuro Abbiati. Poi Elveg, Weah, arriva Leonardo che ha seguito l'azione, palla nell'angolino basso più lontano, è il raddoppio del Milan, qui in pratica si chiude la partita. Weah forse vorrebbe proseguire da solo l'azione, ma arriva Leonardo, controllo con il sinistro, piatto destro, classe brasiliana per questo raddoppio del Milan, ancora dal basso. Vicenza 0, Milan 2. L'abbraccio di Leonardo a Weah. Ultimo tentativo di Guli. Finisce dunque con la vittoria del Milan qui a Vicenza. Possiamo staccare con le immagini. Il Vicenza ha una recriminazione, il rigore non dato a Schenardi e un rimpianto, l'occasionissima sciupata da Otero. Ma ciò nulla toglie alla globalità della prestazione del Milan, venuto al mente con la mentalità e la forza della grande squadra. Ottimo primo tempo dei rossoneri con 6 o 7 occasioni da gol. In ripresa all'insegna della sicurezza, dell'esperienza e anche della tenuta atletica. Ora la striscia positiva milanista si allunga, 7 partite senza sconfitte, 3 vittorie consecutive e la convinzione di avere ancora molta benzina nel serbatoio per questo finale di campionato. Linea Galeazzi. Bene così, grazie a Gianni Cerqueti, a 4 giornate dal termine, dunque un punto di vantaggio della Lazio che domenica andrà sul campo dell'Udinese, difficile partita, mentre il Milan ospiterà la Sampdoria. Vediamo al Montepremito Calcio che di 10 miliardi e 315 milioni, ai 13 vanno 429 milioni e 12 vanno 12 milioni. 3 vincitori nel Totogol che presenta questa Montepremi di 8 miliardi e 197 milioni, per questa combinazione vincente 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14 e 26. Ai 3-8 vanno 1 miliardo e 92 milioni. Aspettavamo di darvi anche i convocati per la partita di mercoledì Croazia-Italia, non ci sono ancora arrivati, naturalmente li sapete nelle nostre rubriche sportive, la domenica sportiva, e sperando naturalmente di risolvere il problema orario, sapete che in un primo momento era stato fissato alle 20.45 Rai 1, poi la federazione ha portato alle 17.20.45, come figura anche in tutte le riviste televisive, di Sorrisi e Canzoni. Eccolo qui, 20.45 Croazia-Italia, la partita amichevole in vista naturalmente di preparazione per gli europei. Noi abbiamo concluso il 90° minuto, io vi ringrazio per l'ascolto, naturalmente vi lascio a domenica in seconda parte, già pronto un meraviglioso balletto. Per Barbara Antonini la sigla, prego. Grazie, restate con noi e grazie per gli applausi che sono sempre graditi. Thank you.
Arrivederci da